che regala così a De Gea la possibilità di far sognare tutti i tifosi giallorossi. Willian calcia potentissimo, ma il pallone viene intercettato da uno straordinario De Gea, che va dunque a prendersi l'applauso e l'abbraccio dei suoi compagni, che poi vanno ad alzare il trofeo dell'American Challenge Cup. Un bel precampionato quello della Roma. Vedremo con l'inizio della stagione come andrà a finire. Da Ivan Grieco direi che è tutto, ci rivedremo presto. Signori, rimanete sintonizzati e buon FIFA 19 a tutti. Ed eccola qui, come detto, la prima coppa alzata, seppur molto modesta, dal capitano, nuovo capitano della Roma, Alessandro Florenzi. E direi anche un grazie a Sergio Ramos, che non ha brillato particolarmente in questa partita, in questa finale, ma ha fatto un recupero nel finale all'ultimo secondo. Il recupero era ultimo uomo, recupera quel pallone, lo dà in avanti e da lì parte l'azione del gol di Under. E quindi pensiamo alla Supercoppa contro l'Inter, pensiamo a partita per partita, sarà, me lo auguro, una grande stagione e fino a questo momento stiamo andando abbastanza bene. Nel frattempo, mentre avanziamo il calendario, vi ricordo di seguirmi su Instagram, per proprio il momento in cui ovviamente hanno venduto Nainggolan, tempismo perfetto, eh. Comunque, insomma, seguitemi su Instagram sempre per rimanere aggiornati su tutto quanto, ma non vi rubo altro tempo, torniamo a parlare di carriera. Nainggolan venduto, e quindi ci facciamo tanti soldi. Offerta per Alisson da parte del Liverpool, cioè manca a farla apposta proprio, eh. Sarebbe realisticissimo andasse al Liverpool. Direi nuova offerta per il cartellino, potrei arrivare fino a 36, non vorrei rischiare, facciamo 31,9, cioè una cifra equina, come piace dire a me. Vediamo un attimo, questa cifra è quella a cui siamo disposti. Ammazza, oh, state proprio con le pezze al culo, come si dice a Roma, però va bene. 27, se è proprio il massimo, accettiamo, non è un problema. Buona giornata e a presto. Siete in Liverpool e avete i soldi del Frosinone, fantastico. Allora, a questo punto direi di fare delle cose logiche. Intanto continuate a consigliarmi qui sotto, appunto, un terzino sinistro. E ditemi, chiaramente non per fare titolare, ma anche un giovane o comunque anche un vecchiaccio così a fine carriera, che possa comunque dare un po' di respiro di tanto in tanto a Kurzawa, quindi chiaramente da prima squadra. Per il centrocampo consigliatemi a questo punto se secondo voi, essendo anche partito da Nainggolan, è meglio puntarlo uno tra Kanté e Tolisso oppure no. Non lo faremo in questo episodio, quindi ditemelo qui sotto nei commenti. Intanto sistemiamo i numeri di maglia. De Gea avrà l'1. A questo punto, essendo partito Nainggolan, possiamo dare il numero 4 a Sergio Ramos. A Vidal già ho messo il 23, così come a De Gea ho messo il numero 1. A Martial, come avete visto dal precampionato, avevo dato il 21. Quasi quasi glielo lascio, perché comunque ci sta anche abbastanza bene. Per quanto riguarda Fekir, invece, ho avuto quest'idea. Mertens, teoricamente, al Napoli aveva il 14, è il suo numero, il 14 in generale. C'era Schick, e quindi chiaramente il 14 era occupato. Ora che Schick non c'è più, io direi che a Mertens possiamo dare il numero 14 per l'appunto. E a Fekir possiamo dare quello che era il numero di Mertens, e quindi il numero 11. E manca soltanto Firmino. Quasi quasi gli lascerei il 18, effettivamente. 18 che tra l'altro 1 più 8 è 9, quindi numero da attaccante nel caso in cui il 9 sia già insomma preso, ed è così perché c'è l'amici Bashuai. 18 che fu anche il numero di Batistuta nell'anno dello scudetto, ultimo scudetto della Roma. E intanto arriva un'offerta per Perotti da parte del Burnley di 20 milioni praticamente. Allora, riflettiamo, abbiamo Marziale del Sharawi. Dico di sì, dai, dico di sì, si può fare. Non è incedibile, quindi si può fare. Abbiamo il Sharawi, tra i due preferisco il Faraone. Abbiamo Martial, quindi bene così. Conferenza stampa per Roma-Inter. Direi di... l'ultimo scontro non ne posso parlare, peccato che era la finale di Coppa Italia, sarebbe stato bello. Direi, come già fatto in occasione di quella finale, porto bene, di parlare ancora bene di Luciano Spalletti. Comunque l'allenatore più esperto di noi, è giusto chinarci anche il cappello di fronte a dei mister più pronti, più preparati, con più esperienza. Sabato 10 agosto 2019, Roma-Inter, Supercoppa Italiana, allo Stadio Olimpico. Roma, Stadio Olimpico, agosto 2019, precisamente il 10, Roma-Inter. Eccole qui le squadre che entrano in campo per questa sfida di Supercoppa Italiana, Supercoppa Nazionale. Si torna in campo dopo l'estate, dopo il precampionato, dopo il calciomercato, anzi durante il calciomercato. La Roma e l'Inter si sono affrontate in finale di Coppa Italia e prevalse la Roma al 90esimo. Oggi l'Inter vuole una piccola rivincita, anche se chiaramente conta decisamente di meno. Si gioca qui e si gioca tra due squadre che sul mercato si sono rese molto protagoniste, perché poi era un obiettivo della Roma Douglas Costa, e invece lo vediamo vestire la maglia nera oggi per l'occasione dell'Inter.
ma così come anche la Roma si è resa protagonista con acquisti importanti, Sergio Ramos su tutti, ma non solo, Vidal, De Gea, Martial, insomma, tanti tanti nuovi nomi, nuovi volti e non più vecchi volti, perché ci sono state anche delle cessioni sia nei nerazzurri sia nei giallorossi. Strette di mano su tutti c'è Capitan Florenzi, che ovviamente indosserà anche con molto onore quella fascia lì per questa ultima nostra stagione sulla panchina della Roma in questo FIFA 18. Andiamo a leggere anche le formazioni perché ci sono delle novità. Innanzitutto sono finalmente convocabili Vidal e Firmino, ma partono dalla panchina per gerarchie ovviamente, così come Fekir, perché l'11 giallorosso è questo, con De Gea, Vallejo, Ramos, Florenzi, Kurzawa, Keita, Pellegrini, Mertens, Mares, Martial e Batshuayi. Risponde l'Inter con Handanovic, Manchillo, Murillo, Ta, Dalbert, Stark, Kondogbia, Candreva, poi Douglas Costa e Borja Valero alle spalle di Mauro Icardi. Un Inter che ricorda, tranne per il 14, quell'11 che affrontammo nell'ultimo match del 2018-2019, in quel match di giugno, in quella finale di Coppa Italia. Roma che ha vinto sia il campionato sia la Coppa Italia, che quindi da sorteggio è matematicamente qualificata per questa Supercoppa. L'Inter finalista di Coppa Italia, battono i nerazzurri, oggi solo neri, cominciano e comincia la Supercoppa. Ramos non si fa saltare, ma ancora Icardi che insiste, largo per Douglas Costa, la sua falcata, il cross dentro, ancora Sergio Ramos, ottimo inizio di partita per il 4, in fila per Icardi, deve uscire Vallejo, Icardi, salta Vallejo, va dentro da Borja Valero, Ramos, poi la palla diventa buona per Douglas Costa, ancora De Gea. L'Inter preme di più però in questa fase, fortunatamente il risultato che è rimasto sullo 0-0, adesso parte Mahrez verso Sergio Ramos, che la tocca di testa ma la tocca sul fondo. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. Più Inter che Roma in questa Supercoppa italiana. È 0-0 però la pausa. Proprio verso Vidal. Allarga su Kurzawa. Occhio al movimento anche da parte di Martial, che tocca per Vidal. Si infila dentro l'area. Vidal! Handanovic! Il primo squillo è proprio del cileno. Ma la Roma resta lì. Con Keita. Poi Batshuayi che tra poco uscirà. Sempre Batshuayi lascia Vidal. Cioè a Keita che va dentro da Vidal! Era tutto regolare! L'ha presa Handanovic, era tutto regolare, io credevo fosse fuori gioco. Vidal di testa ha sfiorato il gol dell'1-0. È già la seconda volta che crea pericoli Arturo Vidal, intanto dentro Firmino, esordio anche per lui, assoluto. E Fekir, attenzione a Pellegrini, il cross verso Sergio Ramos ancora. Palla che si impenna, la tiene Handanovic, entriamo nella fase più calda del match. Entriamo nella fase Roma, tanto per capirci. Poi Vidal, occhio che sta andando dalla parte opposta a Fekir. Invece il pallone è per Martial, che vuole partire. Taglia il campo Anthony Martial. Poi in interno per Vidal. Occhio che è andato Firmino, in area. Firmino! Sul fondo, Roberto Firmino. Grande chance per il brasiliano. Intanto dentro Brozovic al posto di Stark. Finale mozzafiato all'Olimpico. Si attende soltanto il fischio finale che arriva in questo istante. Non sono bastati 90 minuti. Si andrà ai tempi supplementari in questa finale di Supercoppa italiana tra la Roma e l'Inter. Meglio l'Inter nel primo tempo, la Roma però è sempre sembrata più pericolosa quando ha attaccato. E finisce qui. Tante emozioni, zero gol, calci di rigore. Martial, Vidal, Florenzi, Fekir, Firmino sono sicuramente i migliori. Poco da dire. Ramos resterebbe fuori nei primi 5 a meno che non si vada oltranza. Il primo è Martial per sbloccarla, andare in vantaggio bene. Di fronte ad Handanovic. Sì! Non perfetto il rigore, perché a mezza altezza il portiere si intuisce para. Ora capi gol. Gol. Tanto per essere fedeli al suo soprannome. Vidal. Sì! E questo è un gran rigore. Molto angolato. Candreva contro De Gea, rincorsa lunghissima. Parata! Di De Gea, che si conferma un pararigore dopo quelli all'Atletico. Ed ora Florenzi. Forza bello de nonna. Sì! Resta fermo Handanovic. Douglas Costa contro De Gea. Fuori! Sbaglia completamente Douglas Costa, che chiude troppo il suo sinistro. E quindi Fekir ha già il match point, se non sbaglio. Fekir contro Handanovic. Per la Supercoppa.
Sinistro di Nabil Fekir, che si è calato subito per nella parte e porta il primo trofeo ufficiale stagionale alla Roma. Va ad abbracciare il capitano Alessandro Florenzi e la Roma vince anche la Supercoppa Italiana contro l'Inter, ancora contro l'Inter come la Coppa Italia. Il 25 agosto allo Stadio Olimpico Roma Spal, quindi partiamo in casa anche quest'anno. L'anno scorso abbiamo affrontato il Chievo, poi Atalanta-Roma, presumo. Sì, si gioca ovviamente a Bergamo e poi giocheremo anche con Fiorentina e Udinese, la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram, che è importantissimo, anche perché in questi giorni non sono a Roma, voi state vedendo questo video, io sono in vacanza, quindi per restare sempre aggiornati sulla mia vita potete seguirmi su Instagram. Trovate anche 21 Buttons se volete capire come si veste Fede Marconi. Oh, spero per voi di no. Potrebbe essere Biraghi effettivamente, perché è stato per anni una giovane promessa del calcio su FIFA europeo e nella realtà, insomma, quantomeno italiano. Si è un po' perso, ha 25 anni, quindi è al centro della sua carriera, però ecco, su FIFA tra l'altro 26 giustamente, e gioca al Pescara. Adesso nel club del 2016, io comunque un tentativo per un giocatore che dovrebbe fare non il titolare ma un rincalzo di Kurzawa, può anche andare, nel senso non credo sia un problema, anche perché poi non faremo in tempo, considerato che il mercato credo finirà in questo episodio qui, sì, dopo la SPAL. Quindi dobbiamo prendere una decisione e la decisione potrebbe virare, insomma, su Biraghi. Abbiamo ancora tantissimi soldi, quindi un colpo potremo ancora farlo in realtà. E io ho anche una mezza idea, però vediamo adesso. Detto questo, fatemi pensare un attimino, perché effettivamente Biraghi potremmo andare sui 5 milioni essendo al Pescara. Vediamo un attimino però, non vorrei fossero pochi. Ok, loro si alzano un pochino, io direi controfferta a 7 milioni, tondi tondi. E adesso mi è venuta un'altra idea, cioè un'altra idea, un'idea di quelle di cui abbiamo parlato insomma negli episodi precedenti. Adesso ve la espongo, intanto prendiamo Biraghi. Siamo fermi sul nostro prezzo, sapete che c'è, sti cazzi, ok? No, nel senso che comunque i soldi non ci mancano, adesso andiamo anche un po' ad ammollare la cinghia. Tratta con Biraghi, andiamo a prenderlo. Dopodiché stavo pensando, vi ricordate che io vi ho sempre detto uno tra Cantetto, Lissou, sarebbe un ritorno bellissimo. Ecco, come caratteristiche noi abbiamo già Vidal, che è un giocatore che assomiglia molto al buon Tolisso effettivamente, come caratteristiche. A questo punto intanto ruolo squadra sporadico va benissimo, accettiamo, nessun problema. E Kanté gioca tendenzialmente davanti alla difesa, quindi sarebbe sicuramente un giocatore che potrebbe fare al caso nostro, considerando che i soldi non ci mancano. Detto questo, accettiamo anche i 4 anni di contratto e quindi andiamo avanti. Ignorerei la clausola rescissoria, che tanto non serve assolutamente a nulla, serve soltanto a complicarci la vita, e accettiamo anche i soldi. Quindi non vediamo l'ora che si unisca al resto della squadra Cristiano Biraghi dal Pescara, il terzino che ci serviva, insomma, perché comunque effettivamente Kurzawa resta assolutamente titolare, quantomeno, anzi forse come gerarchie va meglio così rispetto a prima, perché Barreca potenzialmente poteva fare il titolare, qui Biraghi arriva sapendo che giocherà poco e quindi meglio così. È il 25 agosto 2019, il cammino dei campioni d'Italia in carica riparte da casa propria, dal giorno in cui, dallo stadio in cui il 12 maggio arrivò per l'appunto lo scudetto nel derby. È il cammino della Roma, che appunto ha vinto lo scudetto nella passata stagione, riparte da Daniele De Rossi ad Alessandro Florenzi, riparte in casa con la SPAL contro una neopromossa, con tanta voglia di far bene, con tanti nuovi arrivi, contro una squadra peraltro che nell'unico scontro recente, ovvero quello di due stagioni fa, vinse espugnando lo Stadio Olimpico per 2-1. Torna però da Sergio Ramos, Keita, viene incontro a prendersi il pallone Under, vorrebbe dialogare con Batshuayi che lo fa viaggiare, la corsa di Under è non indifferente, corre il turco fino in fondo, sempre Under in area, Under la mette, Batshuayi con il destro, arriva in corsa e fa 1-0 al quarto d'ora, riparte da Batshuayi la Roma come nella passata stagione, è lui a segnare il primo gol in campionato, il primo gol del nuovo campionato, Roma 1 e Spal 0. Che alimenta l'azione offensiva della Roma, sale il 7, largo sulla destra per Cencic Under, che lascia partire il cross, secondo palo, arriva Martial che stacca e segna un gol bellissimo, quello del 2-0 Roma al 21esimo, è già il raddoppio della formazione giallorossa, che adesso si è sbloccata e potrà mettere in discesa la partita. Bel cross di Under, grandissimo stacco di Martial, che ci fa vedere anche una discreta capacità di testa e la mette in porta, 2-0. Poi sul rilancio di
Vicari, c'è la testa di Ramos, c'è il controllo di Under, c'è ancora la Roma in attacco. Tanta voglia per i giallorossi di continuare a far male alla spalla. Ora Bashuai si accentra, vede Mertens, lo serve al limite, Mertens a giro! Dries Mertens! Voleva marcare anche lui questo inizio di campionato, come un anno fa, sotto la Sud, il gol del 3-0. E quindi Pellegrini. Si muove Mertens, servito il numero 14. Quindi Under va in contropiede della Roma con il turco che si accende, è pericolosissimo quando va in percussione, ci va, Under fino in fondo, Under! 4-0 Roma, un gol bellissimo di Under, percussione dalla sua area di rigore, e poi sinistro al fulmicotone, strameritato il gol di Under, due assist in avvio, per il nuovo, possiamo dirlo, titolare lì a destra, perché ha letteralmente rubato il posto a Mahrez. Ma anche molto meritatamente, sinistro sul quale Marchegiani non può far nulla, Roma 4, Spal 0, ma l'acquisto più importante ce l'abbiamo in casa, si chiama Cengiz Under. Ogni tanto timidamente la squadra ospite prova a recare problemi alla difesa giallorossa, qui intanto c'è Under che sta prendendo praticamente in giro i difensori avversari, poi vede sul secondo palo Martial che trova la prima doppietta ufficiale con la maglia della Roma e fa 5-0. All'ora di gioco, ma Under è di un'altra categoria rispetto a tutti. Sul possesso della Roma, fischia tre volte l'arbitro, buona la prima, anzi buonissima, 5-0, seppur contro la Spalma è sempre un 5-0. Lo scorso anno contro il Chievo la Roma soffrì, vincendo 2-1 nel finale grazie alla doppietta di Dries Mertens. Oggi 5-0 con Mertens che segna ancora, con un ottimo Bashuai, con un grandissimo Under e con un grande Martial, due gol per lui.